Ciao a tutti, eccoci qua con un nuovo video di eFootball 2024 e oggi eccoci qua col terzo episodio dei consigli del Magic. Prima di iniziare, ragazzi, vi ricordo in descrizione del video trovate il link del mio gruppo Telegram e il link della mia pagina Instagram. E direi di non perdere altro tempo. Terzo episodio, chi portare nel team. Oggi cosa vi voglio consigliare? Vi voglio consigliare quali giocatori portare, ma non come stile di gioco, ma come tattica. Perché? Tante volte capita che tante persone portano il giocatore magari perché gli piace, magari è legato, si è affezionato, magari è un'epica che si è affezionato e piuttosto porta quella anche se un po' più scarsa dell'altra. Oppure non pensa a certe piccole importanze nel team. E allora, per darvi un'idea, per sapere e per non scordarsi mai chi dover portare, ragazzi, andate su squadra. Andate in ruoli partita e qua vi dà una bella mano. Perché ragazzi, non vi dovete mai, mai, mai scordare di chi portare con voi. Prima di tutto, il capitano. Nella squadra dovete avere sempre uno che abbia come abilità leader. Ok, e quello che ha il leader, in questo caso ce l'ha Messi, ce l'ha anche altri giocatori da main team, però l'ho dato a Messi. L'importante è che abbia il leader, poi dopo non cambia se il leader è Messi, se c'ha il leader l'abilità Rijkaard, l'importante è che uno che abbia leader. Cosa succede quando si dà il capitano al leader? Si riduce la fatica della squadra nel complesso, quindi diciamo che arriverà in fondo con più energie, e quando anche poche energie, comunque cercherà sempre comunque di tenere l'energia nel momento valido del gioco, ok? Quindi solo questo, però è un piccolo aiuto. Visto che c'è questa cosa che si attiva, perché non farlo? Quindi il capitano non lo diamo a chi ci pare, ma dobbiamo darlo a chi ha come abilità leader, ok? Molto molto importante. Poi avere un giocatore per una punizione lunga. Ragazzi, è fondamentale anche questo. Perché se vogliamo dare un cross lungo, un tiro da lunga distanza, anche in porta perché c'è una respinta per poi dopo buttarla in rete, oppure fare un passaggio lungo e molto indietro con una punizione, bisogna avere uno che abbia queste abilità molto alte. Nel mio caso ho molto buono a costa curta e Rijkaard. Io l'ho dato a Rijkaard, poi dopo voi cercate di portare. Se vedete che non ne avete, avete tutti sull'80-81, ragazzi, vi consiglio di inserire un giocatore stando attenti allo stile, stando attenti alla tattica e tutto, ma che possa fare il tiratore di una punizione lunga. E poi, ragazzi, una cosa che molti non ci pensano è la punizione corta. Ragazzi, quante partite magari non riuscite a sbloccare e grazie a una punizione corta potete sbloccare la partita, ma molti non si accorgono magari che non mettono nessuno in campo di così importante. Io in questo caso ho Messi. Se non avessi Messi, avessi messo Rodrigo in campo, sicuramente Rodrigo non tira le punizioni. Mi rimarrebbe solo Baggio. Che va bene Baggio, però come primario è meglio sempre avere uno che fa quasi tutta la partita, almeno che fa gli 70-75 minuti, che abbia almeno 90. Perché, ragazzi, tante partite si vincono anche sui calci piazzati. E quindi non dimenticatevi di portare uno che abbia una buona, diciamo, finalità a tirare le punizioni. Mi raccomando, non c'è solo Messi, ci sono tanti giocatori, potrebbe andare bene anche un Neymar, insomma ce ne sono vari, chi c'ha Pirlo, chi ha magari un Çalhanoğlu, insomma ci sono tanti giocatori. Poi non è detto che dovete per forza utilizzare uno che abbia 90, se c'ha 88, 87 che è già alto e vi trovate bene, io c'ho Baggio tipo che 85 mi trovo molto bene, è chiaro, con Messi le faccio meglio, mi vengono da più distanze, con Baggio un po' meno, però se avete uno che come Baggio siete al limite che può andare bene. Io vi consiglio però uno da 90 in su perché sono più semplici da buttare dentro, insomma, non bisogna sprecare quelle occasioni, ok? E poi dopo abbiamo la spalla punizione, che penso sia il meno importante fra tutti quelli che adesso abbiamo visto e andremo a vedere, perché comunque la spalla punizione si usa veramente poco. E basterebbe anche un giocatore che abbia anche 82, 83 e vi aiuterebbe tantissimo. E quindi è quello meno importante, però se l'avete mettete sempre uno alto, chiaramente non mettete lo stesso della punizione perché non è possibile, mettete un altro, vedete io ho Messi e Baggio e quindi li posso alternare, posso fare anche una finta e tirare col secondo giocatore che sarebbe quello che fa la spalla. Ok?
Bene, e poi arriviamo al tiratore degli angoli. Ragazzi, anche qua cercate di avere un giocatore alto. Ci sono dei tra le linee molto abili a crossare, però dovete avere almeno uno che abbia da 87-88 in su, perché un buon calcio d'angolo è molto importante. Perché se voi volete fare anche la torre classica, che mettete il giocatore sul palo, ma se il passaggio viene un po' basso, non è preciso, è poco teso, non funziona. Quindi dovete avere uno che abbia un buon passaggio da calcio d'angolo. Lo vedete quando andate qua, io ci ho messi sempre 89, allora ho messo Messi. Diciamo che se uno riesce a prendere il pack di Messi, tanti di questi ruoli in partita molto importanti li va a occupare, quello è vero. Da leader, punizione, tiratore a calci d'angolo, visto che tanto lui non è altissimo, né abile di testa, tanto vale fargli battere i calci d'angolo. Ok, stessa cosa per il calcio d'angolo destra, potrebbe essere anche un altro giocatore se ne avete due. Magari preferite che a destra vi batte un mancino a rientrare, oppure un destro. Se ne avete due giocatori abili, uno destro e uno mancino, potete anche giocarvi su questa cosa. Io nel mio caso solo Messi, però l'importante è averne almeno uno. E chiaramente quello che è il tiratore non deve essere quello che in teoria dovrebbe tirare di testa, perché se ci mettiamo uno alto, forte di testa, non ha senso, quello deve stare in mezzo. E poi ragazzi, il rigorista. Il rigorista, anche qua Messi prende questo posto perché è una carta devastante questa qua. Mettete un rigorista che abbia almeno dal 90 in su, perché il cerchiolino diventa molto molto stretto, quindi potete caricare di potenza molto più forte il tiro senza sbagliare. E questo cosa comporta? Che a volte il portiere si può tuffare nella parte giusta, ma può anche magari non prenderla per la potenza del pallone, o si potrebbe anche addirittura rimbalzare sulle mani del portiere, ritornarvi per poi tirare in porta e segnare. Quindi è molto importante avere anche un rigorista molto molto valido. In questo caso con Messi, diciamo che con questo pack ho sistemato parecchi ruoli, appunto. Però non c'è solo Messi. In questo caso, come vedete, ci potrebbe essere anche Son, 89. Io ho detto 90, ma ci potrebbe stare. Tutti gli altri sono un po' a rischio, ragazzi. Poi ho il rigore, si sa, molti lo fanno col portiere, si può fare. Però se volete la sicurezza, è una partita importante. Io vi assicuro che avere un rigorista molto forte fa la differenza. E poi ragazzi, i giocatori in attacco. Vi consiglio di mettere, se li utilizzate, io di solito non li utilizzo, adesso qua l'ho messo per il video, di solito qua c'è Ambrosini, lo sapete se mi seguite, però esempio questo Araujo, un difensore, dovete mettere un difensore o anche un mediano, scegliete voi, ma molto molto forte di testa e alto. In questo caso ho messo Araujo, io non li uso perché non crosso, spesso faccio o... Diciamo esatto, diciamo il passaggio di testa sul primo palo, oppure vado corto, cioè chiami due uomini. In quel caso serve poco. Però se siete della gente che gli piace crossare e tirare di testa, ragazzi, è importante avere un difensore alto, forte di testa. Ok? Se non è un difensore, è un mediano. Quelli, gli altri, ragazzi, bene o male, sono già in area, bene o male. Ok? Bene, questi sono i consigli. Allora, quali sono i consigli? Non ve li ricordate? Cavolo, il Magic me l'aveva detto. Andate in squadra, ruoli partita e qua vi dà già tutti gli spunti importanti. Ok? Sono importanti, ragazzi, questi spunti qua. Ecco, un altro dopo la spalla punizione meno importante può essere giocatore. Se voi non crossate tanto nei calci d'angolo, potete anche toglierlo addirittura, no? E quindi non dovete essere obbligati ad avere uno, diciamo, forte di testa. Però tutti gli altri, ragazzi, vi assicuro che fanno la differenza, perché quando vi capita l'88esimo, una punizione al limite, che è quasi un rigore e non avete nessuno con cui batterlo, diventa, cioè vi state praticamente dando una mazzata sui piedi, perché bastava solo portare uno che tirava bene le punizioni e magari quella partita la portavate a casa. Molti di voi non ci pensano, lo so perché è capitato anche a me di fare una squadra, ho pensato a tutto, ma non ho pensato al tiratore per la punizione. Mi sono trovato in difficoltà. Magari ho pareggiato 1-1 con due o tre punizioni al limite dell'area che non sono mai riuscito a tirare dentro, perché avevo massimo uno che aveva 80 di punizioni e non sono riuscito a battere. Ok? Bene. Ragazzi, i sostituti. L'altro consiglio che vi dico è chi portare, quindi guardiamo anche i sostituti. Sostituti, avete un portiere? Bene, avete deciso di portare un offensivo? Ok, questo è sempre B perché è un epico. Non avete un B, portatene sempre uno, sempre molto forte, comunque che almeno siete sicuri che uno dei due è in forma. Stessa cosa vale per i difensori. Avete un incontrista? Avete uno sviluppo? Questa è un po' strana, cioè abbiamo uno senza stile per un motivo che ho già spiegato. Questa è la mia squadra, l'ultima che ho portato. So che questo è un punto un po' debole, ma ho dovuto farlo per la secondaria. Però
ma qua non è il video per costruire le squadre, quello lì l'ho già fatto nella squadra del Magic. Ok, vi serve uno sviluppo, ne portate un altro. Infatti ho uno sviluppo al posto di Beckenbauer, ho il portiere al posto di Dida e Ambrosini al posto del Lincoln. Non ho un altro al posto di Costa Curta perché lui dura tutta la partita e poi mi serve per la secondaria e non ho bisogno di altri, ho bisogno proprio di lui, quindi lui non serve il sostituto. Ok, tanto è sempre B. Possiamo sfruttare il fatto che è sempre B, possiamo sfruttare il fatto che abbia una resistenza altissima perché ha 96, quindi non mi serve il sostituto, lui è sempre in forma. E poi portarvi un giocatore che vi può servire, nonostante questo qua è un terzino destro, e fa terzino destro e sinistro matatore, che vi può servire se per caso dovete passare alla tattica secondaria. In questo caso, come vedete, io passo una difesa da 3 a 4, Costa Curta è quello che mi va a coprire il ruolo che mi interessava ed è per quello che devo arrivare a un compromesso per farlo giocare nella primaria senza stile. Ma nel terzino sinistro io ho il cambio perché è quello che mi serve, che è il matatore. Non mi serve, non giocherà, però ce l'ho a dietro. Quindi pensate anche al giocatore o due che vi servono per la secondaria, se avete una secondaria. Non avete una secondaria? Beh, metteteci un altro difensore, un altro incontrista, un altro sviluppo. Insomma, qualcosa che vi possa aiutare magari in caso che vi serve un giocatore in più della difesa. Dopo io di solito faccio così. Lascio i quattro. I quattro in basso, io di solito parto dal basso a mettere il portiere. So che football vi li metti in alto, dal portiere all'attaccante, ma invece parto come la squadra, dal basso, quindi verso l'alto in attacco. Questa è una scelta mia, non siete obbligati. Io porto sempre qua, i primi quattro metto difensori e portieri, ok? Potrei anche benissimo con Dida fregarmene e non portare il portiere, però può capitare che Dida è normale, Donnarumma al massimo, allora metto Donnarumma. Quindi avere due portieri, anche se avete un B come Dida, è sempre importante. Ok, questa lo dedico alla difesa e poi dopo di solito gli altri 4 o barra 6 dipende, li dedico al centrocampo, dipende che tipo di ruoli ho, perché se ho tanti ruoli CLD, CLS, CC, mediano, aumentano e poi dopo mi tengo le punte, oppure li dedico 4 barra 5 al centrocampo e 2-3 li dedico all'attacco. Allora, come vedete io ho Bennacer, CC che poteva fare anche il mediano, quindi l'importante è che può fare anche il mediano come Bennacer lo può fare. Vado a mettere un sostituto, mi serve un mancino, ho messo un mancino tra le linee come Bennacer. Uno è più difensivo, uno meno difensivo, così posso anche valorizzare qualcosa in più a seconda della partita, ma porto sempre il sostituto del CC. Poi ho un mediano collante che mi va a prendere il posto di Rijkaard, anche lui è mediano collante. Uno è molto alto, uno è più agile e piccolino, perché se mi trovo per dire una squadra che non ha dei giganti, potrei mettere anche Barrios, visto che c'ha il doppio tocco, è molto forte anche lui, ma è molto più veloce, quindi magari riesco a fare delle ripartenze più rapide anche col collante. Ma se ho attaccanti, avversari molto alti, centrocampisti molto alti, è meglio andare a mettere uno alto come Rijkaard. Quindi anche qua pensateci bene di portarle non per forza tutte e due uguali, anche magari svariare un po' e portare due stessi stili di gioco, ma con delle caratteristiche un po' diverse. E poi abbiamo, diciamo, l'esterno destro che è un onnipresente. Io qua ho questo Park Hyun-Song che lo porto sempre perché è B. È molto meno forte di Valverde, però se Valverde ci e magari è giù, metto su un Park Hyun-Song che mi copre sempre il ruolo. Cercate sempre di avere il ruolo da coprire in caso che uno non stia bene. Poi ho questo Baggio, scusate, questo Neymar che va a coprire il ruolo di Baggio, alla fin fine ho scelto lui, e perché anche lui, tra virgolette, se Messi è stanco, lo cambiamo, e Baggio lo cambiamo, mettiamo Neymar, batte le punizioni, ci va Neymar, che è molto molto forte. Quindi, in caso che non ho più cose di punizioni, il sostituto di Baggio è Neymar, ho sempre, anche fino alla fine, uno che tira le punizioni, perché al posto di Messi e Rodrigo, che le punizioni non le sa tirare. Quindi ho dovuto mettere un giocatore trequartista che sappia tirare le punizioni, perché se siamo all'87esimo, ho ancora un cambio, Baggio è stanco, metto Neymar, bello fresco, faccio la punizione, vado di vantaggio, mi porto in vantaggio, sempre perché le punizioni, come vi ho detto, di ricordare, di avere sempre gli uomini per le punizioni, perché sono molto importanti. Rodrigo al posto di Messi è attaccante di rientro, non è mancino, sarebbe meglio. Volendo ciò Dybala mancino, però non mi è piaciuto tanto, preferisco Rodrigo, ma questa è una scelta personale, ma l'importante è che sia lo stesso ruolo per avere lo stesso, diciamo, sostituzione. E poi ho Dembélé che mi va a cambiare la prolifica, preferisco Son, però Dembélé comunque è molto forte, regolarmente, molto alta, quindi destro sinistro può anche andare a crossare, e se metto lui che posso andare a crossare di sinistra potrei mettere una punta un po' diversa, perché ho un opportunista qua, ho Vinicius, devo ancora decidere se portare lui o Mappé, adesso vedrò, per adesso ho lui.
sto trovando anche molto bene, e poi l'altro invece ho pensato di portare un opportunista diverso, come Allant, che è questa versione opportunista molto alta, forte, e se volessi crossare un po' di più, appunto vado a mettere Dembélé al posto di Son, che di sinistro non è forte come Dembélé. Tutte queste cose sono tutte studiate per avere sempre il cambio giusto. Ragazzi, dovete farlo anche voi se volete una squadra funzionale per ogni tipo di situazione. E poi ho portato un Romario che non c'entra niente, ma se quell'opportunista non riesco mai a trovare l'attaccante, perché magari il mio avversario degli incontristi ha dei frontali extra, mi anticipa tutti i palloni ed è molto bravo, vado a mettere una Rapace d'aria, che la Rapace d'aria mi viene incontro anche lui, resta sulla linea difensiva e magari riesco a prendere il pallone per provare magari a fare inserire o l'attaccante rientro che entra, o darla fuori Son per un tiro a giro, o ripartarla dietro per un tiro da fuori, magari sensazionale con il trequartista. Insomma, è una soluzione che lo uso poco, ma in caso che non riesco a passare con l'opportunista, non ci portiamo solo un tipo di stile di gioco della punta, perché se quello non riusciamo a farlo partire o non riusciamo a trovarlo mai in game, se abbiamo tutti i sostituti uguali, non cambia, è sempre un opportunista. Quindi un fulcro di gioco, un Rapace d'aria, portatene uno, io ho portato Romario perché è Romario. Ragazzi, fondamentalmente lasciarlo a casa è un po' già lasciarlo in panchina, però purtroppo. Se fosse opportunista sarebbe titolare, non lo è, quindi rimane lì in caso di bisogno. Però magari lo metto su quella partita, 90esimo, 80esimo, magari facciamo 80esimo e magari grazie a lui cambiano un po' i giri della squadra e mi va a sbloccare la partita. Quindi anche se è Romario, magari mi serve solo in quella partita su 10, ma che mi sblocca il risultato. Come vedete, ho tutte le sostituzioni adatte, sia per la primaria che la secondaria. Questa qua l'ho già portata, ma era per farvi fare un esempio di come ho studiato bene il modulo e dovete farlo anche voi nella vostra. Avete un 4-3-3? Bene, portatevi i sostituti per tutti i 4-3-3. La secondaria è passata a 3? Bene, fatto in maniera che avete un centrocampista in più che possa passare alla difesa 3. Insomma, questi sono i miei consigli che io voglio dare. Ricordatevi per i calci piazzati, che sono molto importanti, ricordatevi di avere degli stili magari anche uguali ma diverse fisicità, perché se trovate difensori molto alti e magari non riuscite a dargli palla bassa, è difficile che Vinicius prenda palla, vado a mettere su Alan. Ok? Già da lì guardiamo inizio partita, guardiamo già l'avversario, guardiamo già che tipo di gioco può fare, in vie laterali, può essere che crossa molto, abbiamo dei difensori molto bassi, lui ha già attaccanti molto alti, abbiamo Ambrosini, beh, mettiamo Araujo, Ambrosini so che è molto forte, ma lui è alto, c'ha colpo di testa 90, salto 89 ed è 1,88, è meglio di Ambrosini che 1,82. Insomma, questi sono i miei consigli, portatevi sempre dei difensori e attaccanti un po' diversi, dello stesso stile, ma fisicamente un po' diversi, che vi possa dare possibilità più varianti durante la partita. Mi raccomando, ricordo ancora, andate qua in squadra, ruoli partita per vedere tutti i ruoli. Ebbene, e io direi che con questi consigli ho finito. Abbiamo parlato l'altra volta invece dell'allenatore. Aggiungo una cosa del picco dell'allenatore, sperando che siete arrivati fin qua nel video, che adesso sono usciti questi allenatori. Avevo detto, guardate se è meglio portare un allenatore con un valore alto solo di uno stile, oppure un valore molto alto e il secondario un po' più basso. Ragazzi, sono usciti degli allenatori adesso che hanno tutti e due i stili molto forti. Vedete qua c'è contropiede veloce e contrattacco 86-87. Quindi a questo punto, se potete investirci qualche moneta, scegliete un allenatore che abbia due stili alti che vi piacciono e prendete quell'allenatore e prendetevelo e portatelo avanti se, per sempre, ragazzi. Perché poi miglioreranno, ci saranno un po' di giocatori, degli allenatori che avranno tutti 85, può essere, vedremo. Però al momento questi sono i migliori che sono usciti, quindi ve lo metto, ve lo dico in questo video, perché nello scorso video quando ho registrato questi allenatori non erano ancora usciti, ma non erano mai usciti allenatori con, diciamo, due stili di gioco così elevati. Ok? Bene, ragazzi, io spero che siate arrivati fin qua. Io vi ringrazio tantissimo del supporto. Spero che questi consigli vi aiuteranno anche a sbloccare certe partite, magari perché non avete mai pensato a un tiratore di punizione. Come battere i calci di punizione? Ragazzi, c'è la sezione allenamento. Possiamo fare l'allenamento con il nostro team. Preparate il team, andate in sezione allenamento e cercate di abituarvi a tirare le punizioni. Guardate un po', cercate il vostro modo, basso, alto, eccetera, e poi quando imparate a usare uno, tenetelo in campo e vedrete che quando vi capita la punizione giusta la sbloccherete grazie alla punizione. Ne sono sicuro che molti di voi si trovano in situazioni che non hanno tiratore di punizioni e gli tocca o provare a casaccio o passarla. Quello è una mancata opportunità. So anche che a volte uno dice: ah, ma tanto cosa serve? La gente sposta il portiere e lì dovete usare un po' di intelligenza. Se avete tirato già una punizione, avete visto che il portiere l'ha spostato in manuale, quella dopo
potete anche provare a metterlo dall'altra parte, magari lui sposta il portiere e poi entra. Se vedete già che nella partita, durante la partita, usa sempre i portieri manuali, sempre, vuol dire che è uno abituato, sicuramente nella punizione lo andrà a spostare al 90%. La prima punizione fategliela sul suo palo, lui si sposterà sicuro. Dopo dovete anche giocare un po' di astuzia, però avere un giocatore che possa tirare dove volete il pallone, perché ha un valore molto alto, sicuramente fa la differenza. Calco molto questa cosa delle punizioni perché è capitato anche a me tante volte di non poter portare a casa il risultato per colpa di una mia negligenza che non ho portato un buon tiratore di punizioni. Ragazzi, vi saluto, questi sono i consigli del Magic e noi ci vediamo in un altro video nei prossimi giorni. Ciao a tutti!